Circa 100 i rappresentanti lucani provenienti da Bernalda, Rionero in Vulture e Marsico Nuovo, che grazie alla rete Proloco Umpli hanno partecipato alla sesta edizione della rassegna dei cortei storici delle Proloco di Puglia, svoltasi domenica 20 ottobre a Lucera, in provincia di Foggia. Ad accompagnare le delegazioni provenienti dalla Basilicata, anche il presidente del comitato regionale, Vito Sabia, che nel ringraziare per il caloroso invito e l'ospitalità ricevuta il collega pugliese Rocco Laucello ha dichiarato: "È stato un onore per l'Umpli Basilicata partecipare nuovamente a questo evento ben organizzato e volto alla celebrazione delle tradizioni dei nostri territori in un'atmosfera di grande festa e condivisione. Un particolare applauso lo rivolgo ai presidenti delle Proloco lucane interessate e a tutti i figuranti che hanno saputo rappresentare con maestria le tradizioni e il folklore della nostra amata Basilicata. La loro dedizione e passione nel portare avanti le storie locali sono un esempio lampante dell'importanza di preservare la nostra identità culturale e di trasmetterla alle future generazioni. Altra soddisfazione per il mondo delle Proloco lucane è stata la scelta di affidare l'apertura del corteo al gruppo storico di musici e sbandieratori Terra Bernaudi della Proloco di Bernalda, che con coreografie e musica a ritmo di tamburi hanno rappresentato l'epoca che va dal 1550 al 1800. Il presidente della Proloco, Mauro Mezzina, onorato di aver aperto la sfilata, ha espresso la sua disponibilità ad una sempre maggiore crescita dell'evento. Davide Gerardi, il vicepresidente della Proloco di Rionero in Vulture, evidenziando come il focus del loro operato sia quello dell'inclusione di tutte le altre realtà associative attive su Rionero, ha dichiarato: "Dopo aver partecipato alla scorsa edizione del raduno multiepoca a Gravina, siamo ritornati tutti insieme con piacere in Puglia, dove abbiamo voluto dare vita anche fuori sede alla storia del brigantaggio." A cura della Proloco di Marsico Nuovo, la rappresentazione della visita di San Tommaso d'Aquino alla sorella Teodora, sposa del conte Ruggero II Sanseverino. È stata una giornata piena di passione, gioia e condivisione, un'esperienza unica ed emozionante, quella di aver portato la nostra storia fuori regione, oltre che suggestiva, ricollocandoci indietro nel tempo, tra le varie epoche, attraverso i bellissimi e dettagliati costumi delle associazioni e intrattenendoci con piacevoli esibizioni, evidenziando così la ricercatezza e l'impegno delle Proloco nel promuovere e rievocare eventi storici", ha commentato la presidente della Proloco di Marsico Nuovo, Maria Antonietta Lupo. L'evento, che ha visto la presenza di circa 1.500 figuranti, è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia, dal Polo Arti Cultura Turismo Puglia, dal Comune di Lucera, in collaborazione con la Proloco di Lucera. Il presidente dell'Umpli Puglia, Rocco Laucello, ha evidenziato come l'iniziativa rappresenti un patrimonio immateriale di enorme valore per la Regione Puglia e per la Basilicata. Ringrazio il responsabile del Dipartimento Immateriale per Umpli Puglia, Gerardo Strippoli, il vicepresidente Umpli Puglia, Gerardo Leonetti, la referente regionale della direzione artistica, Francesca Clemente, la medievista ed esperta di rievocazioni storica, Deborah De Blasi, la Proloco di Lucera per l'ospitalità. Inoltre, la tenacia delle Proloco ha fatto sì che si raggiungesse il nostro comune obiettivo, cioè quello di divulgare insieme le tradizioni alle future generazioni. L'importanza storico-culturale di questa edizione ha avuto una risonanza esponenziale anche grazie alla partecipazione della città di Lucera, rientrata tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026, ha dichiarato Laucello. Della Basilicata, esattamente il gruppo di Rionero in Vulture, con la parata dei briganti. Un secondo solo, diamo la parola al rappresentante, la rappresentante. Sì, sono la rappresentante della Proloco di Rionero in Vulture. Dal 2005 noi facciamo la parata dei briganti ogni anno e siamo il gruppo più chiassoso, come avete visto. E quindi diamo...
dico buonasera e buona salute. Attenzione, attenzione, qui sto per dirvi di un brigante, la sua gloriosa azione, e chi non mi ascolta avrà brutta maledizione. Attenzione, attenzione, da tempo sono cantastorie per monti, paesi e radure. A voi dirò di questo povero giovane le sue disavventure, che per onore della famiglia e della sorella per amore dice subito il fuorilegge ed il gran vendicatore. Lasciò di fare il pastore e divenne un grande eroe. Per la sua gente e dei cafoni fu un vero salvatore. Di chi parlo? Parlo di Carmine Crocco Donatelli. Che in breve elesse tutti i suoi briganti a suoi fratelli. Con Caruso, Nicconanco, Nicconanco, Coppa e Schiavone, fece dei valorosi briganti un forte battaglione, lottando con coraggio, ardore e compassione. Uccise, rubò, saccheggiò, ma per la libertà e per l'unione. Dei potenti piemontesi divenne un acerrimo nemico, alleato dei ricchi, sì, ma per i suoi briganti, che qui non dico. Per anni comandò il meridione con i suoi fedeli compagni, ma un dì fatale la sua banda fu sconfitta, perché da anni con armi e tanta decisione combatteva per Francesco, re Borbone. Tambor, uaglio! Son e son, stu tambor, può contrare terratura, per raccontare sta storia a tutte le creature, agli uomini, alle femmine e alla terra nostra, che è stata sempre umiliata e maltrattata, e ha fatto nata vota la fine remingranata, cornuta, colora fuori e sempre martoriata. Tambor, uaglio! Che vi posso dire? Guaglione e figliolo, la vita, vota e serrota, è una catena. E come si dice, chi dorme non piglia pesce. E a campare sta maniera, aglio, si perde solo la legna. Meglio prendo! Da uomo lo bracciante, rangiuso, confuso e fatante. Meglio povero, sì, povero, ricca assetato, ascoltato, rinchiuso e incatenato. Guaglio, noi siamo guerrieri. Noi siamo cafoni, ma avete mai visto i cafoni della Basilicata, della Calabria, della Puglia? Avere diritto a un bel presente. E adesso volete addirittura un bel futuro. Noi siamo cafoni, siamo quelli che ogni 100 anni ci appicciamo e bruciamo tutto. Ma poi arriva l'acqua e il fuoco si spegne e rimaniamo noi, i cafoni. Briganti! Adriano, eri un santo duca! Abbiamo acciuffato il re, mamma mia! Se la volete, una taglia! Perfetto, come conclusione, sì! Allora, io voglio... Allora.
ho organizzato con voi anche una serata, se vi ricordate, a Sant'Agata, e sono felicissimo di vedervi qua.